quello che abbiamo visto in questa inquadratura è una pergola di attinidia o kiwi, come più comunemente viene chiamato. Ecco, le forme con cui si può coltivare sono diverse. Questa è una pergola, si potrebbe fare una controspalliera, c'è chi addirittura ormai li coltiva ad alberello, perché è molto più economico dal punto di vista del tempo che si deve impiegare. Noi, siccome ci rivolgiamo a dei frutticoltori hobbisti, ovviamente dobbiamo scegliere la forma più semplice di coltivazione, anche se è più impegnativa in quanto a tempo che si impiega per ottenere questo risultato. Ecco, intanto dobbiamo dire una cosa preliminare. Sul kiwi abbiamo tre tipi di rami, cioè abbiamo il ramo indeterminato, abbiamo il ramo determinato e abbiamo il brindillo, che ora indicheremo, faremo vedere da vicino. Ecco, questo ramo che io tengo in mano è un ramo indeterminato. Cos'è che me lo dice? Il fatto che finisce con questo ricciolo. Ecco, essendo l'attinidia una liana, questi rami hanno poi questo ricciolo finale che dovrebbe servire in natura ad aggrapparsi a qualche sostegno, cioè a un altro albero o comunque a qualunque cosa a cui reggersi. Questo è uno, questo è un altro. E di questi rami qui ce ne sono una quantità notevole. Ecco, questi sono i rami indeterminati. Mentre invece adesso ci spostiamo verso il basso per vedere un ramo determinato. Ecco, questo è un ramo determinato che finisce con questa gemma. Finisce con una gemma. Questo ramo può raggiungere i 70 agli 80 centimetri, anche un metro se l'albero è molto vigoroso, e sono rami che comunque non si allungano oltre perché questa gemma di fatto segna la fine del ramo. Poi abbiamo, sempre un po' più in basso, questo che invece è un brindillo. Questo ha la stessa struttura del ramo determinato, cioè finisce anch'esso con una gemma, ma è molto più breve. Questo può raggiungere al massimo i 30-40 centimetri. Questi sono i tre tipi di rami che noi abbiamo sul kiwi. Ecco, qui è importante adesso capire un altro principio che è fondamentale per quanto riguarda questo tipo di albero. L'acrotonia. Ecco, il kiwi o attinidia è un albero molto acrotono. Cosa vuol dire acrotonia? Vuol dire che ha la tendenza naturale a vegetare verso l'apice, cioè verso la parte estrema della sua struttura. Infatti, il ramo che io ho in mano è stato accorciato durante l'estate, nella stagione scorsa, è stato tagliato qui perché altrimenti questo avrebbe raggiunto una distanza, una lunghezza enorme, come d'altronde anche questo, che è un altro che è stato tagliato qui, come d'altronde anche questo è stato tagliato qui, e come d'altronde, se ci abbassiamo un po', anche questo, che ha una dimensione notevole, è stato tagliato lì. Qui c'è stata fatta la cosiddetta potatura verde. Allora, tornando a questi rami che io ho in mano, qui abbiamo fatto due volte la potatura verde, una prima volta a maggio, che abbiamo tagliato qui, abbiamo tagliato lì e abbiamo tagliato qui sotto. Dove noi abbiamo fatto il taglio,
partito un altro germoglio. Un altro germoglio, come è partito di qua, un altro germoglio, come è partito qui, un altro germoglio. Noi a luglio, sempre della stagione scorsa, questo qui l'abbiamo di nuovo tagliato lì, mentre invece questi due, dove abbiamo fatto il taglio, è cresciuto un ramo determinato. Qui non abbiamo più avuto il problema di tagliare una seconda volta, come d'altronde anche questo, su questo è cresciuto un ramo determinato e non abbiamo dovuto fare un altro taglio. Ecco, allora la potatura verde che abbiamo fatto vedere prima, cosa ha determinato? Ha determinato che questi rami che sono cresciuti alla base del ramo che adesso vedremo che ha prodotto la stagione scorsa, cioè questo qui che sta sotto, dove c'è stata la produzione l'anno scorso, d'altronde credo che sono visibili ancora i peduncoli da dove abbiamo staccato i frutti. Dicevo che comunque quei tagli che abbiamo fatto prima ha permesso che qui alla base, i rami che stanno alla base, siano cresciuti notevolmente, perché abbiamo di fatto tolto la concorrenza che avrebbero provocato quelli che stavano in cima, e questi hanno raggiunto una dimensione che è l'ottimale, cioè 2 metri, 2 metri e 20, e questi saranno i rami di sostituzione, cioè i rami produttivi per questa stagione. Cosa faremo adesso? Una cosa molto semplice: andremo lì alla base che abbiamo visto prima e faremo un taglio di ritorno lì, cioè tireremo via tutto dove c'è stata la produzione l'anno scorso. Perché c'è ancora una cosa importante da dire, se noi stiamo sempre sulla base, che i rami produttivi sono i rami di un anno, questo è un ramo di un anno, inserito sul ramo di 2 anni. Siccome questo ramo è quello che ha prodotto nella stagione scorsa, è sicuramente un ramo di 2 anni, era un ramo di un anno l'anno scorso. Questo che è cresciuto di sopra è quest'anno un ramo di un anno ed è il ramo produttivo. Su queste gemme cresceranno i germogli che faranno i frutti, cioè l'anno prossimo su questi germogli, in questa stagione, cioè non l'anno prossimo, quest'anno su questi germogli cresceranno i frutti che produrrai in questa stagione. Adesso procediamo al taglio di tutta la parte vecchia, cioè tutta la parte che ha prodotto nella scorsa stagione. Allora, questo, quest'altro va tagliato qui. Ecco, qui facciamo un altro taglio lì. Perché taglio lì? Perché ho tagliato qui? Perché questi sono i rami di sostituzione, cioè i rami che produrranno in questa stagione. Qui ce n'ho uno, qui addirittura su questo ne ho uno e un altro qui che fa 2. Qui addirittura sono forse anche troppo numerosi, ma questo lo vedremo più avanti. Questo lo tagliamo dalla base. Perché lo tagliamo dalla base? Perché su questo ramo non ci sono rami di sostituzione. Adesso, se la telecamera si abbassa e lo inquadra, vediamo che qui praticamente non ci sono rami di sostituzione su questo. Ci sono solo dei brindilli. Ecco, tutti brindilli. Qui, ecco,
Fumavamo così, non ha senso lasciarlo, perché anche se qui sopra qualche frutto l'avremmo potuto raccogliere, però essendoci rami di sostituzione di quelle dimensioni con quel numero, non abbiamo bisogno di lasciare produrre questi brindilli. In questo caso tagliamo via tutto, perché anche qui non ci sono dei rami di sostituzione. Qui facciamo un ritorno sulla vecchia struttura. Anche su questo ramo, come si vede, praticamente non c'erano rami di sostituzione. Qui vediamo, dove abbiamo fatto il taglio, un'abbondante uscita di linfa. Questo sta a indicare che stiamo facendo la potatura in ritardo. Infatti ormai siamo nella prima decina di marzo e questo andava fatto non oltre la metà di febbraio. Purtroppo, per poter fare questo filmato, abbiamo ritardato la potatura. Questo danneggia notevolmente l'albero, perché questa che scende non è acqua, ma è linfa che contiene i sali minerali che le radici hanno raccolto nel terreno. Ecco, abbiamo detto prima che i rami produttivi sono i rami di un anno, come questo, però inseriti sul ramo di 2 anni. Qui invece non è così, questo è vecchio. Infatti, se ci spostiamo, vediamo che questo è il ramo di un anno, questo che sto toccando, inserito sul ramo di 2 anni, però qui inserito sul ramo di 3 anni. Pertanto in questo caso questo ramo non è produttivo. Però non è che io, perché non è produttivo, lo devo tagliare lì alla base. Lo taglio a 10 cm circa. Ecco, qui abbiamo fatto una speronatura. Una speronatura, abbiamo lasciato un pezzo di ramo, anche se questo è sul vecchio, come abbiamo detto, questo ramo qui ha 3 anni, perché ripetiamo il discorso. Questo era un ramo di un anno, inserito sul ramo di 2 anni, a sua volta qui questo di un anno è inserito sul ramo di 3 anni. Perciò questa speronatura è addirittura sul 3 anni, o anche forse sul 4. Però il ramo che crescerà qui sopra quest'anno, l'anno prossimo sarà il ramo di un anno inserito sul ramo di 2 anni. La stessa cosa che è avvenuta qui. Infatti qui, vedete, abbiamo fatto una speronatura l'anno scorso e su questa speronatura è cresciuto questo che adesso è un ramo di un anno inserito sul ramo di 2 anni. Ecco, questi rami, i rami indeterminati, vanno accorciati più o meno a
Thank you.
Thank you.